Nemmeno immaginiamo l'enorme grado di fragilità che accompagna la nostra esistenza terrena. Basta riflettere un po' più in profondità sulla scienza oggi, sulla medicina, sulla geologia, sulla cosmologia, sulla criminologia, sulla sociologia e sulla storia contemporanea, eccetera. Siamo persino pericolosi a noi stessi attraverso comportamenti spericolati o superficiali. Eppure spesso facciamo finta di niente, nascondendo la testa sotto la sabbia, ignorando colui che sostiene continuamente la nostra esistenza e che può chiederci conto da un momento all'altro su cosa abbiamo fatto dei doni da lui ricevuti. Bisogna operare in modo da risvegliare in tutti coloro che incontriamo la consapevolezza di esistere fragilmente. Così potremmo evitare molti guai dovuti alla generale superficialità e alla visione distorta dell'etica e della morale.